Agli inizi del secolo qualcuno sostenne che a New York solo 400 persone erano degne di interesse. Dissenziente O'Henry scrisse un libro che intitolò I 4 milioni. Per lui tutti erano interessanti. Ora i 400 sono stati quasi dimenticati. Mentre dai 4 milioni, Il dono dei magi è ancora un racconto fresco e vivo come il giorno che fu scritto. O'Henry disse che i magi erano i saggi, uomini meravigliosamente saggi, che portarono doni al bambino nella capanna. Essi crearono l'uso dei regali natalizi e tale uso era ancora rispettato all'inizio di questa storia, nell'anno del Signore 1905. Buongiorno, signora Young. Ah, buongiorno, signor Su. Come va la sua lombaggine? Eh? Ho detto, come va la sua lombaggine? Non ci sento. Fai i complimenti alla cuoca per il caffè di stamane. Oh, l'ho fatto io il caffè stamane. Oggi la cuoca è fuori. Ho dato la libertà a tutta la servitù. È la vigilia, sai? Ah, sì, la vigilia. E ancora non ti ho comprato il regalo. Ma meglio così. Tanto ho cambiato idea di nuovo. Oh. Sì, ci ho ripensato per la collana di diamanti. No, io preferisco la pelliccia di foca. Vedi, è l'unica pelliccia che mi manca e insomma proprio mi occorre. Sì, dopo pranzo te la compro. A proposito di pranzo, dimmi la verità. Non ti sei stancato di andare tutti i giorni nei grandi restaurant? Una volta tanto non gradiresti qualcosa fatto in casa dentro questa bella scatola? Ah, sarebbe molto carino. Beh, sei servito. Petto di tacchino, ciliegie in guazzo, qualche marron glacé. Vediamo. Ah sì, qualcuno di quei fondant di cui andavi matto in luna di miele a Parigi. Della? Sì? Non è orribile non avere sul serio tutte queste cose? Io ho te. E ti ho sul serio. Batti il quarto. Beh, vediamo se San Benedetto è preciso stamani. 7:14, va un minuto avanti. Lui mi concede un altro minuto per dirti che ti amo. Oddio, via, lo sai il tempo che perdo a pettinarmi. Ricordo quando ti vidi per la prima volta, giusto un anno fa. A Natale, alla festa dei Gregors. Pensai, un giorno devo toglierle le mollette per vederle i capelli scendere giù fino alla vita. Ah, ti avrei sposato pur di riuscirci. Ma signor Young, che pensiero sconveniente. No, davvero? Ah, fui felice di essere venuta a quella festa. Ti notai quasi subito e dissi a me stessa, se è sposato chiederò alla moglie di cedermelo. Oh, signora Young, che pensiero sconveniente. No, davvero? Credevo non ci presentassero mai e così ti chiesi l'ora, ricordi? E tu tirasti fuori il tuo bello orologio e io pensai, deve essere molto ricco. Per un meraviglioso attimo in quella sala non ci fummo che tu e io. Tu e io e nessun altro al mondo. Tu con i tuoi splendidi capelli. E tu con il tuo splendido orologio. È bello, vero? Il più bello di New York. Ci vorrebbe un bel ciondolo di platino invece di questo brutto di pelle. Jim! Ma sicuro! E io che non sapevo che regalo farti per Natale. Un bel ciondolo di platino. Con diamanti, come la mia collana. Ci avevi rinunciato, ricordi? Per la pelliccia di foca. Possiamo comprare tutte e due? Le 7:23. No, se non vado in ufficio a fare un po' di soldi. Aspettami un secondo. Facciamo la strada insieme fino al macellaio. Come va la lombaggine, signor Schultz? Va meglio oggi. Buongiorno, signor Young. Oggi è l'ultimo giorno. Domani potrà starsene caldo in casa a riguardarsi. Thank you.
Grazie a Dio non li ha comprati, erano orribili in testa a lei. Un tempo erano di una imperatrice cinese. Costano 25 dollari. Jim, ma come lo... Ho domandato, appena ieri l'altro. Pensavo che se non erano troppo cari... La collana di diamanti va molto meglio sulla pelliccia di foca. Ora andiamo, fai tardi all'ufficio. Allora, che vuoi stasera a cena? Senti, Jim, non ti è venuta noia l'aragosta? Che le diresti di una gallina ripiena con una buona salsetta verde? Fa quello che vuoi tu, fammi una sorpresa. Purché tu non stia troppo in piedi, il dottore... La Schultz mi ha detto che camminare mi fa bene e lei ne ha avuti 7. Cosa serviamo? Io vorrei un etto e mezzo di manzo e poi anche 2 salsicce. Basteranno per fare il polpettone per 2 persone sole? Io direi di sì. $1, $1.25, 60, 75, 80, 85, 86, 87. Che ci compra uno con $1.87? Ehi? È lei, Maurice? Sono io. In che posso servirla, madame? Lei compra capelli? Se sono belli, sì. Comprerebbe i miei? Beh, prima vediamoli, madame, prego, si accomodi, si siede. Madame, ma sono magnifici, sono bellissimi. Che qualità, che morbidezza, che splendore. Beh, non sono male. Le posso dare $20? 20? Mi servono, voglio dire, non potrebbe darmi almeno qualcosa di più. Facciamo 22,50. $20 è il mio prezzo per questa lunghezza e questa qualità. Prendere o lasciare?